onorevole, in questa settimana il suo nome è stato accostato a diverse polemiche. La sua versione dei fatti? La versione dei fatti è che non sono umanamente molto dispiaciuto da quanto è accaduto. Voi che siete operatori dell'informazione sapete che le interviste o andare in televisione non le decide Angelo Bonelli, le decidono i giornalisti, i direttori e altro. Dopodiché tutto il resto è un danno molto forte che è stato fatto alla comunità verde e tutto ciò si poteva tranquillamente evitare. Senta, invece, a proposito della comunità verde, a chi in queste settimane ha fatto un passo indietro a causa di queste polemiche, cosa direbbe? Non ho capito, scusa, il passo indietro. Queste settimane sono state, a parte le dimissioni dell'onorevole Evoli da coportavoce, poi c'è stato anche chi a livello locale ha scelto di fare un passo indietro rispetto al partito in seguito a queste polemiche. Cosa direbbe? Ma guardi, sono persone che noi conosciamo bene, che io conosco, fanno parte di una esigua minoranza, sono 50 iscritti su 10.000 iscritti, che da sempre contestano la linea politica dell'alleanza Verdi e Sinistra, hanno preso questa decisione, ma non è che una piccolissima minoranza può condizionare quello che una maggioranza ha deciso. Io ricordo a tutti quanti che c'è un gruppo di deputati verdi e deputate verdi nutrito e lo si deve a questa alleanza, a partire dall'onorevole Nona Evi, che evidentemente se l'è dimenticato. Quindi lontano dal patriarcato? Assolutamente. Prego? Lei si ritiene assolutamente lontano dal concetto di patriarcato? È un'accusa, devo dire, molto pesante che respingo, la mia storia politica lo dimostra. E usare questa accusa per evidenziare un'assenza di visibilità è francamente molto molto brutto sul piano umano e politico, perché l'iniziativa politica non la leva nessuno, ci sono persone che non hanno cariche né di deputato né di incarichi politici eppure vanno tanto tempo in televisione perché sono bravi. Forse qualcuno si dovrebbe interrogare del perché non è stato in grado di costruire iniziativa politica, a meno che qualcuno non pensi di voler disintegrare Angelo Bonelli. Se questa è la richiesta, che io mi devo autodisintegrare e suicidare, va bene, ok, ne prendo atto, ma questo non è quello che voglio fare.